Buon pomeriggio a tutti e a me tocca concludere questa prima giornata di lavori affrontando un argomento che reca in sé una delicatezza assolutamente intuitiva, e cioè quello del trattamento dei dati sanitari dei lavoratori alla luce dell'emergenza Covid che dai mesi invernali stiamo ancora vivendo. Ecco, concluderei con un punto interrogativo più che un'affermazione, perché se dobbiamo guardare al comportamento dei nostri concittadini post apertura, sembra che tutto sia finito, o no, meglio, non solo i nostri concittadini. Leggevo oggi che addirittura in quel di Praga, sul bellissimo Ponte Carlo, hanno organizzato una festa con migliaia di cittadini per salutare la fine dell'emergenza, che assolutamente non è tale, perché stiamo leggendo anche oggi sugli organi di stampa quanto sia alta la recrudescenza del virus, non in Europa, anche se in Europa, per esempio in Inghilterra, Leicester, hanno attivato la prima zona rossa di grande rilievo post-lockdown in Europa, perlomeno comunque negli Stati Uniti o nell'America Latina vediamo che i problemi sono lungi dall'essere risolti. E problemi, diciamo, sono posti anche dal trattamento dei dati personali, della cittadinanza in generale. Pensate, insomma, anche alle, polemiche che ci sono state e sono ancora attuali sulle app di contact tracing, o pensate alla paura, che stanno avendo i cittadini contattati dalla Croce Rossa italiana per essere sottoposti alle ricerche epidemiologiche, quindi al test per capire l'incidenza e la diffusione, pregressa del virus nel nostro paese, così come le aziende, hanno riaperto e hanno, da gestire la problematica del contenimento, la problematica delle misure da implementare ai sensi anche del protocollo di cui pure parleremo, per la tutela, della salute della comunità dei lavoratori, che non ci scordiamo, non è una questione che è sorta e nata con il Covid-19, ma è una questione scritta fin dagli anni 40 nel codice civile come obbligo specifico, e l'articolo 2087 pone in capo al datore di lavoro di tutelare anche l'integrità fisica della comunità dei lavoratori. E allora, alla luce di questi obblighi, una prima domanda che ci dobbiamo fare è se una situazione emergenziale ha visto da parte del legislatore una risposta con norme emergenziali, intese le norme emergenziali come quei provvedimenti normativi che vanno a, diciamo, modificare quello che sarebbe un assetto regolatorio ordinario, quelle che sarebbero le regole applicabili al di fuori dell'emergenza. Cioè, ci dobbiamo chiedere se, alla luce del Covid, ci siano o siano state emanate dal governo delle norme realmente emergenziali che, per esempio, hanno modificato i presupposti di liceità che oggi il GDPR e la normativa sulla protezione dei dati personali pongono come presupposti per un lecito trattamento. Cioè, ci si deve chiedere, è ovvio che la risposta è le norme emergenziali sono state certamente emanate dal nostro governo, ma sono realmente norme emergenziali? Cioè, sono andate ad impattare sulla struttura della regolazione ordinaria, lato trattamento dei dati personali dei cittadini e anche dei lavoratori, dati sanitari soprattutto, sono andati a costituire in capo ai soggetti pubblici o ai soggetti privati, per esempio come i datori di lavoro, prerogative, poteri di intervento, poteri di trattamento ulteriori rispetto a quelli che già c'erano prima dell'emergenza? Cioè, per riassumere, è giusto chiamarle norme emergenziali? La risposta ve la do tra un po', prima vediamo insieme. Un attimo che devo condividere lo schermo, vediamo insieme quali sono queste norme. Allora, voi le vedete le slide che io sto facendo scorrere, vero? Presumo e spero di sì. Se c'è qualsiasi problema lo scrivete in chat oppure me lo fate sapere a voce. Allora, vediamo un attimo di fare una sorta di recap delle principali norme che hanno inciso, perché questo è il mio argomento di stasera, sul trattamento dei dati personali, perché ovviamente di norme emergenziali, voi sapete, il governo ne ha emanate molte, a partire dal, decreto con cui nel gennaio del 2020 è stata istituita l'emergenza nazionale, che dovrebbe durare fino al 31 di questo mese. Voi sapete che il governo introduce delle norme emergenziali per
avere una maggiore ampiezza di poteri, per esempio nel ricorso a fondi straordinari, nel ricorso a poteri di spesa nell'ambito nazionale, oltre a quello che ci consente l'Unione Europea. Quindi in realtà il governo, ben prima di quella che è stata la vera emergenza che da noi si è verificata a partire dalla metà di febbraio, viste le cattive albe cinesi, a gennaio ha dichiarato lo stato di emergenza semestrale e questo è quello che ancora caratterizza l'ordinamento in cui stiamo vivendo. Finirà il 31 luglio del 2020? Non si sa. Certo è che alcune di queste norme emergenziali, per esempio quando hanno dovuto indicare il termine ultimo per il trattamento dei dati personali, lo hanno fissato alla fine dell'emergenza, che non si sa perché potrebbe anche ritornare, e comunque non oltre, dicono le norme, il 31 dicembre del 2020. Pensiamo per esempio all'obbligo di cancellazione dei dati raccolti dalle app che non si chiamano più di contact tracing, ma si chiamano app di notifica di esposizione al virus. Fa meno paura chiamarle di notification exposure e non di contact tracing, di tracciamento, che sembra un qualcosa che ti segue. Bene, ci sono quindi dei termini legislativi della fine dell'emergenza, dei termini dichiarati 31 dicembre del 2020 come massimo ad oggi a normativa vigente, 31 luglio secondo il decreto di dichiarazione dello stato di emergenza del gennaio di quest'anno, o comunque la fine dell'emergenza. Allora, nell'ambito di questo quadro, il governo e altri enti che hanno un potere latamente normativo, per esempio la protezione civile, hanno emanato delle norme che sono andate a impattare sul trattamento dei dati personali. Io le ho raccolte in queste due slide, quelle più rilevanti, quelle che ci occuperanno anche per capire quali sono i rilievi pratici dell'attuazione di queste norme in azienda, lato poteri del datore di lavoro. Allora, la prima è stata l'ordinanza 630 della protezione civile, quella che ha consentito di trattare i dati sanitari a tutti i soggetti del sistema della protezione civile. E se vogliamo, se andate a vedere il decreto legislativo del 2018, questi soggetti della protezione civile non sono solo quelli pubblici, ma sono anche i cosiddetti soggetti delegati o i soggetti attuatori. I soggetti delegati sono anche privati ai quali sono state delegate funzioni della protezione civile, penso ad esempio al sistema delle cliniche convenzionate, ma anche a normali soggetti privati che hanno una delega della protezione civile. Ecco, quell'ordinanza copre anche gli eventuali trattamenti, se ne è parlato poco, svolti da soggetti privati in questo contesto. I soggetti attuatori sono tutti quelli chiamati ad attuare, per esempio, la stessa ordinanza 630. Poi abbiamo avuto il decreto legge 14 del 2020, il quale all'articolo 14 detta la sostanzialmente norma madre sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'emergenza. Questo decreto legge 14 del 2020 non è stato convertito e l'articolo 14, trattamento dei dati personali nell'ambito del contesto emergenziale, è diventato, è confluito in un'altra legge che ha convertito un altro decreto, la legge 27 del 2020, è diventato l'articolo 17 bis. Poi abbiamo avuto, questo lo conoscete tutti, il protocollo Confindustria Sindacati nella prima versione del 14 marzo, poi ampliata e integrata il 24 aprile. Abbiamo attualmente il decreto legge 28 del 2020 che all'articolo 6 contiene le norme per il sistema nazionale di tracciamento, quindi le norme sulle app di contact tracing e sulla raccolta di questi dati. Vedremo più tardi, io vi parlerò anche del tracciamento nei locali aziendali, no? Avete visto molti braccialetti che sono in voga in questo periodo e vediamo quali problematiche possono implicare rispetto ad un utilizzo non attento nella prospettiva della protezione dei dati. Questo decreto è stato appena, la legge di conversione è stata appena licenziata dal Senato, il decreto è alla Camera. Per dirvi poi come funzionano anche le vicende normative del nostro paese, io sono stato audito come esperto in commissione, ho dato tutta una serie al Senato, Commissione Giustizia al Senato, il mese scorso, e ho dato tutta una serie di indicazioni su come questo articolo doveva essere migliorato, perché nella versione attuale reca non poche criticità.
anche nel contemperamento tra la tutela dei dati personali e l'esigenza di tutela della salute pubblica. Io non sono un talebano della privacy, ma non sono neanche uno che subisce le cose o non indica al legislatore, se richiamato nelle sedi competenti, quelli che sono i gravi rischi derivanti da una tecnica redazionale che è ormai al massimo grado di scadimento, direi, in questi ultimi anni. Bene, dopo tutta questa giornata in commissione, il testo dell'articolo 6, quello sul sistema nazionale di tracciamento, è passato al Senato senza che neanche sia stata modificata una virgola. Abbiamo poi il decreto 30 del 2020, che è quello che ha introdotto il grande piano di indagine epidemiologica, prevedendo che la Croce Rossa italiana potesse contattare fino a 150.000 cittadini, o meglio, potesse, su un campione di 150.000 cittadini, effettuare test serologici, ovviamente su base volontaria. Quindi la Croce Rossa si è messa a telefonare a casa dei cittadini italiani e ad oggi non riesce proprio a trovare tutti e 150.000 disponibili. Attualmente, se non ricordo male, le ultime statistiche si sono dichiarati disponibili circa una 40.000 cittadini, quindi siamo ben lontani. Vedete, quando c'è la base della volontarietà, come giusto che sia, se solo anche pensate alla app Immuni, che è stata scaricata fino ad oggi da 3 milioni e mezzo di persone, i numeri non si alzano, sarà, come era prevedibile, un totale flop, e quindi questo è, diciamo, un esito della volontarietà che la normativa che interviene in questo settore così delicato deve prevedere. E poi abbiamo il decreto rilancio, il decreto 30 del 2020, che agli articoli 7, 11 e 13 introduce una nuova normativa del fascicolo sanitario elettronico, riforma il fascicolo sanitario elettronico e il relativo trattamento dei dati personali. Questo per farvi un quadro di quelle che sono le norme, chiamiamole emergenziali, che sono state introdotte da quando appunto si è verificata nel nostro paese la pesante situazione emergenziale che tutti conosciamo. Se volete poi divertirvi, questa slide reca un link alla pubblicazione del Garante per la protezione dei dati personali, che è aggiornata periodicamente e che reca l'elenco di tutte le norme, di tutte le misure e gli interventi. È una pubblicazione ad oggi di circa 300 pagine di nuove norme emergenziali. Io ve le ho solamente, diciamo, raggruppate quelle più importanti in due slide. E veniamo allora a vedere, nella prospettiva di rispondere alla domanda che non ho dimenticato, è rimasta in sospeso, sono realmente norme emergenziali? Andiamo a vedere cosa prevedono. Ho detto che l'articolo 17 bis è l'articolo che possiamo considerare la norma madre che introduce i principi generali del trattamento dei dati nel contesto emergenziale. E per garantire ovviamente la finalità del contenimento dell'affezione da Covid-19, il primo comma di questa norma prevede che, ai sensi dell'articolo 9,2 lettere GHI, ora ve lo traduco dal legalese, dell'articolo 10 del GDPR, nonché dell'articolo 2 sexies del codice della privacy, che sapete dal 19 settembre del 2018 è normativa nazionale di coordinamento, il decreto legislativo 101 del 2018 lo ha modificato e lo ha coordinato con quella che è una normativa immediatamente applicabile di un regolamento comunitario, il GDPR 679 del 2016. Bene, l'articolo 9 è l'articolo del GDPR, giusto per tradurlo dal legalese, che si occupa del trattamento dei dati di particolare natura, cioè quei dati che prima venivano chiamati sensibili. In realtà, se andate a vedere i considerando del GDPR, li chiama anche il GDPR dati sensibili. C'è una definizione proprio con il dato sensibile messo come definizione tra parentesi. E i dati di particolare natura, chiamiamoli così come li chiama adesso l'articolo 9, è un'elencazione tassativa che include i dati idonei a rivelare le origini razziali o etniche, i dati idonei a rivelare le convinzioni filosofiche, politiche, religiose o sindacali, i dati idonei a rivelare l'adesione ad organizzazioni a carattere filosofico, religioso, politico o sindacale, i dati ovviamente sanitari, i dati idonei a rivelare i gusti e le abitudini sessuali, i dati genetici e i dati biometrici.
Queste categorie di informazioni che attengono agli aspetti più riservati della persona fisica, solo questa elencazione che è tassativa fa parte della categoria dei dati di particolare natura. E qual è la regola generale che il GDPR pone rispetto al trattamento dei dati di particolare natura? La regola è il divieto. Il primo comma dice a chiare lettere che è vietato trattare queste categorie di dati che vi ho appena elencato, salvo che, secondo comma, non ci siano delle condizioni, non sono basi di legittimità, quando voi leggete l'articolo 6 che si applica ai dati personali comuni, voi avete 6 ipotesi di legittimità del trattamento, 6 basi di liceità del trattamento, che sono il consenso, che sono il contratto, che sono l'adempimento di un obbligo normativo, l'interesse legittimo del titolare e così via. All'articolo 9, al secondo comma, voi avete una similare elencazione, un similare elenco, ma queste non sono basi di liceità del trattamento, sono condizioni eccezionali di deroga al principio generale di divieto del trattamento, che è la regola appunto generale che si applica ai dati di particolare natura. Tra questa serie di deroghe e nell'ambito di questo elenco, le lettere G, H e I sono la necessità di trattare i dati per finalità di rilevante interesse pubblico, la necessità di svolgere il trattamento dei dati per lo svolgimento di compiti nel settore della sanità pubblica e il trattamento, lettera I, necessario per trattamento dei dati necessario ai fini di medicina preventiva, di gestione di servizi o di sistemi sanitari. Quindi vedete che c'è ovviamente il comparto della sanità pubblica che abilita, il comparto delle finalità di gestione della sanità pubblica che abilita quei soggetti che in questa slide sono elencati, vedete sono quasi tutti soggetti pubblici, a trattare i dati personali. Ovviamente questi soggetti possono trattare anche i dati di cui all'articolo 10, che sono i vecchi dati giudiziari, cioè i dati idonei a rivelare condanne e reati, nonché le connesse misure di sicurezza. Questa parte del trattamento è ovviamente relativa alle forze dell'ordine, pensate ai casi di autocertificazioni false, dei controlli che durante il periodo soprattutto del lockdown abbiamo avuto sul movimento dei cittadini, quindi pensate anche alla necessità di poter effettuare interscambio e comunicazione di informazioni idonee a rivelare il coinvolgimento in vicende di natura penale. I soggetti pubblici che ai sensi, cioè dell'articolo 9,2, quelle condizioni di inapplicabilità del divieto di trattare i dati possono procedere, sono ovviamente tutti soggetti parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile. Ritorno a quel decreto legislativo del 2018 che ci dice chi sono questi soggetti. Scoprirete che là dentro ci sono anche il Ministero dei Beni Culturali, le soprintendenze e gli ordini professionali. Insomma, avrei scritto una norma un po' più attenta, perché stiamo abilitando a trattare dati sanitari e dati penali anche soggetti che con il sistema a cui siamo abituati a pensare della protezione civile c'entrano poco in questo contesto. Non vedo a cosa serva il Ministero dei Beni Culturali nella gestione dei dati sanitari dei cittadini. I soggetti attuatori, per esempio le forze dell'ordine o quelli delegati, il Ministero della Salute, ovviamente l'Istituto Superiore di Sanità che con suoi esponenti ha accompagnato conferenze stampa giornaliere per lunghe settimane, gli enti pubblici o privati del Sistema Sanitario Nazionale, pensiamo alle cliniche convenzionate, e i soggetti preposti al controllo delle misure di emergenza già emanate. Questa serie di soggetti sostanzialmente pubblici, dice la norma, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio dei dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione dei dati tra di loro, anche dei dati relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento, che risultino necessari all'espletamento di funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19. Vi faccio una domanda. Leggendo questo primo comma dell'articolo 17 bis, vi sembra una norma emergenziale?
Ma assolutamente non lo è, perché se anche non fosse esistito l'articolo 17 bis, il GDPR, che reca in sé le norme, quindi li chiamo io gli anticorpi per reagire a situazioni emergenziali del genere, se andate a vedere il considerando, se non ricordo male, 46, lì c'è scritto la parola epidemia. Ci sono menzionati i principi per gestire un'epidemia. Pensate un po', è un testo del 2012, quasi profetico. Ecco, scusatemi che sto vedendo che si sta spostando. Ok. Vi sembra una norma emergenziale? Se non fosse esistito questo articolo, che non fa altro che richiamare i principi dell'articolo 9 e 10, i presupposti, lettere GHI, intervento nella sanità pubblica, interesse pubblico rilevante, gestione dei servizi sanitari, ci sono già nella normativa ordinaria, che è il GDPR, i principi per gestire anche un contesto emergenziale. C'era bisogno di dire che i soggetti pubblici possono scambiarsi i dati tra di loro per perseguire quelle finalità e quindi per poter derogare al divieto? Non c'era assolutamente bisogno. Quindi alla domanda se queste siano, e questa è la norma madre, realmente norme emergenziali, io direi di no. Ma vediamo qual è il proseguo di questa norma. Il secondo comma ce lo porteremo poi dietro, perché alla fine del mio intervento, mi scuserete se magari mi prenderò 10 minuti in più, tanto non ho colleghi che mi seguono, vado a concludere, magari penso vi possa interessare anche una posizione che è la mia, diversa da quella espressa dall'autorità garante. Io penso che queste iniziative, queste conferenze devono anche, oltre a diciamo, indicare delle misure pratiche, come implementare le norme, possono anche portare una testimonianza di contrarietà a indicazioni anche ufficiali che secondo me sono sbagliate. Cioè, l'authority con cui io lavoro giornalmente è fatta di uomini. Gli uomini possono sbagliare anche l'interpretazione della norma, come nel caso pratico con cui io chiuderò questo mio intervento. E sulla base di quello che io sosterrò e per basare quello che io sosterrò, mi serve proprio questo secondo comma dell'articolo 17 bis, che leggeremo in una maniera particolare, ma non assolutamente illogica, ve lo prometto, in modo tale da basare un trattamento che è la comunicazione ai colleghi del dato identificativo di un lavoratore infetto da Covid, che invece il garante in maniera tassativa, pregiudiziale, dice assolutamente è vietato, non si può fare, ma secondo me invece si può fare. Dice questo secondo comma: la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati diversi da quelli autorizzati al comma 1. Quindi ci spostiamo su un ambito che è quello del trattamento svolto da altri soggetti pubblici diversi da quelli, la Protezione Civile, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, quelli più, diciamo, il Sistema Sanitario Nazionale, tipici del comparto sanitario. Quindi gli altri soggetti pubblici, ma anche tutti gli altri soggetti privati, quindi anche i datori di lavoro, possono fare che cosa? La comunicazione, cioè la messa a disposizione del dato personale nei confronti di un destinatario definito o definibile, o la diffusione, la messa a disposizione dei dati nei confronti di una platea indeterminata e indeterminabile di destinatari, esempio di diffusione, la pubblicazione sulla bacheca sindacale o la pubblicazione su internet, il massimo esempio di diffusione, va a una platea che è mondiale. La comunicazione è la comunicazione, la messa a disposizione di un dato, per esempio, nei confronti del responsabile dell'ufficio risorse umane, che è identificato, Mario Rossi, o identificabile all'attenzione del responsabile quando riceve la comunicazione di cui è destinatario. Allora, la comunicazione dei dati personali e la diffusione di quelli diversi dai dati di particolare natura e dai dati relativi a reati, sono effettuati da tutti gli altri soggetti che non godono di questo regime che il legislatore chiama emergenziale, ma emergenziale non è, sono effettuati in casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto. Pensiamo a un'emergenza aziendale in cui, come si è verificato anche nella pratica, il caso che io vi farò è esattamente un caso reale, di necessità di avvertire di un'emergenza relativa a un'affezione da Covid di un focolaio aziendale con una serie di dipendenti che erano addirittura finiti in terapia intensiva. Bene,
Se questi primi due commi dell'articolo, che si pone come la norma madre del trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale, ci dicono bene o male le prerogative dei soggetti pubblici e degli altri soggetti, c'è un principio fondamentale per cui possiamo affermare che se anche fossero state vere norme emergenziali, e cioè norme che andavano a scardinare i principi che conosciamo e che sono richiamati del trattamento dei dati personali, c'è un principio che non è scardinabile nemmeno nell'emergenza in atto, che è quello del, anzi una serie di principi, che sono quelli elencati dall'articolo 5, perché ci dice il legislatore: attenzione, tu non puoi giustificarti con l'emergenza, perché l'emergenza da sola non è sufficiente, devi sempre rispettare i principi che l'articolo 5, che è la bussola che deve guidare ogni forma di vostra compliance, è il punto d'inizio di qualsiasi approccio alla compliance data protection. È l'articolo 5 che fissa i principi di liceità, di specificità delle finalità del trattamento, di minimizzazione della raccolta dei dati, di integrità e sicurezza, e fissa poi il famoso principio al comma 2 della documentabilità. Io non amo la parola accountability perché non fa capire quello che è invece la vera filosofia del GDPR. E che nella traduzione italiana è perfetta, la documentabilità, cioè noi siamo passati dalla minoreità della data protection che abbiamo avuto con la legge 675 e il codice della privacy dopo, ad un'epoca di maturità in cui noi dobbiamo prendere da soli, senza andare a fare il prior checking al garante piuttosto che l'interpello, il riconoscimento dell'interesse legittimo. Oggi tutte queste cose che prima imponevano di andare dalla mamma autorità e farsi dire se era lecito o non lecito, come lo potevamo fare, oggi ce lo dobbiamo dire da noi, sul presupposto che dobbiamo documentare le scelte, e queste scelte possono essere anche sbagliate in sé di ispezione, ma questo diciamo è parte di un diverso approfondimento. Allora, vediamo nell'emergenza quali sarebbero questi principi scardinati dall'articolo 17 bis e dalla normativa emergenziale. Intanto, i soggetti pubblici e privati autorizzati, di cui al comma 1, quindi non quelli del comma 2, gli altri, Ministero della Salute, le forze di polizia, il servizio sanitario, la protezione civile, possono omettere l'informativa o rilasciare un'informativa semplificata. C'è già scritto nell'articolo 13 quando, per esempio, il destinatario già conosce alcuni aspetti del trattamento. È ovvio che se il trattamento è emergenziale, io già da me so che la finalità è quella di andare a gestire una situazione sanitaria emergenziale. Poi si possono dare istruzioni alle persone autorizzate al trattamento, quelle che il codice, poi inventandosi una categoria di cui non avevamo necessità, chiama i soggetti designati, articolo 2-quaterdecies. Le istruzioni si possono dare anche orali, ma veramente il GDPR, se leggete l'articolo 29 e 32, non parla di istruzioni scritte. Quale deroga? Forse il legislatore era rimasto ancorato ai vecchi incaricati del trattamento, articolo 30 del codice, dove c'era scritto che le istruzioni dovevano essere date con vincolo di forma, dovevano essere scritte. L'articolo 29 e l'articolo 32, che ricordo è quello unico sulle misure di sicurezza e prevede che la individuazione degli ambiti del trattamento consentiti alle persone autorizzate è essa stessa misura di sicurezza, quindi è una misura documentale ed organizzativa che si affianca a quelle tecniche di cyber security, dalla pseudonimizzazione all'anonimizzazione alla crittografia, sono elencate nell'articolo 32 come esempi di misure di sicurezza nel trattamento. Ma c'è questo specifico richiamo a distanza di tre articoli, dal 29 al 32, alla necessità di definire l'autorizzazione alle persone fisiche che poi operano le operazioni materiali di trattamento sui dati, ma non c'è scritto da nessuna parte che devono essere scritte. Quindi, quando il legislatore mi dice le istruzioni gliele puoi dare anche orali, sta derogando al nulla, perché non esiste alcun vincolo nel GDPR di soggetto designato o persona autorizzata che deve ricevere le istruzioni per iscritto. Tutti i soggetti, si conclude poi questo articolo 17 bis, comma 5, procederanno al trattamento dei dati ritornando nell'alveo della ordinaria disciplina quando sarà finita l'emergenza in atto. Domanda che faccio a voi: vi sembra che questa norma sia realmente emergenziale? È tipo la legge reale del 75 antiterrorismo? No, è una normativa che semplicemente non fa altro che richiamare quegli anticorpi di cui prima parlavo, del GDPR. Bene,
Adesso voglio rapidamente, perché lo conoscerete a menadito, ricordarvi quali sono le regole del trattamento dei dati sanitari dei lavoratori che sono state stabilite pattiziamente dai sindacati e dalla Confindustria nel famoso protocollo. Ovviamente si può controllare la temperatura corporea, il datore di lavoro può vietare l'accesso ai locali se risulta superiore ai 37,5. Si possono acquisire i relativi dati, non c'è l'obbligo di rilevare e registrare la temperatura, il suggerimento è quella di rilevarla e di non conservarla, di conservare il dato registrato della temperatura solamente se dovete diciamo, documentare le ragioni che hanno impedito, documentare, giustificare le ragioni del divieto d'ingresso del lavoratore ai locali aziendali. Ovviamente, tutto questo implica che da un punto di vista operativo, voi in questo periodo, soprattutto per il ritorno al lavoro, le informative ai lavoratori le avete dovute, integrare rispetto a quelle che avevate già rilasciato con tutta una serie di previsioni sul trattamento dei dati, sanitari. Ovviamente l'informativa, indicherà come finalità del trattamento e come base giuridica il contenimento dell'epidemia, l'obbligo che è previsto dal DPCM, quello famoso dell'11 marzo, di adottare misure di contenimento. Lì, come vedete, quella è una formula generale che poi più avanti ci servirà anche per, come dire, dare copertura normativa ad altri trattamenti. Vedete, l'articolo 1, numero 7 del DPCM dice, impone ai titolari di attività produttive di implementare protocolli di sicurezza anticontagio. È un protocollo di sicurezza anticontagio, per esempio, comunicare ai lavoratori, colleghi di quello che è affetto da Covid, che devono farsi sottoporre al tampone perché quello è il risultato positivo, o la privacy lo vieta? Risponderemo anche a questa domanda andando a vedere se questo riferimento del protocollo possa costituire, insieme a una base normativa valida, che sarà l'articolo 17 bis, comma 2, una base normativa, perché non è che c'è un no assoluto a questa domanda. Si può comunicare il dato del dipendente al collega? C'è un no, salvo che la normativa nazionale non disponga altrimenti. Questo lo dice anche la FAQ del Garante, oltre a dirlo lo Statement 1-2020 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali, che è quell'organismo che raccoglie le autorità garanti privacy nazionali. Bene, torniamo a quello che ci dice il protocollo. La durata della conservazione è la fine dell'emergenza, oppure potete fare riferimento al termine che nella normativa è quello del 31 dicembre del 2020, salvo che non ci siano modifiche in corso, come probabilmente ci saranno, che eventualmente allunghino i termini. Ovviamente, altro aspetto di adeguamento nella gestione dei dati sanitari dei lavoratori, dovrete non solo aggiornare, modificare e integrare le informative, ma individuare quei soggetti designati, quindi le persone autorizzate, dovendo documentare il loro ambito del trattamento. E qui qual è il suggerimento? Il suggerimento è quello di individuare un ristretto numero di addetti dell'ufficio risorse umane che, in base al mansionario, perché non è detto che la semplice operatività presso l'ufficio del personale abiliti tutti a vedere tutto. No, ci sono anche, e anzi questo il garante lo dice da sempre, i profili di autorizzazione e le specifiche istruzioni sul trattamento dei dati sanitari impongono che anche agli stessi addetti dell'ufficio risorse umane sia diversificato l'ambito del trattamento. In base a cosa? Alle loro mansioni. Chi gestiva prima i certificati di malattia o i dati sanitari dei lavoratori sarà probabilmente oggi quel soggetto designato che va anche a supportare il datore di lavoro e il medico competente nella gestione dei dati sanitari. Per esempio, saranno magari questi che prendono la temperatura e, ove registrata, conservano il dato con le misure di sicurezza che il datore di lavoro gli avrà ricordato e specificatamente implementato. Ovviamente, lato lavoratore, tutta questa gestione dei dati va fatta nel rispetto non tanto della riservatezza, o non solo della riservatezza, quanto della dignità. Se tu hai 38 di febbre e io non ti faccio entrare, non è che ti caccio dai locali aziendali.
faccio in modo che la tua dignità sia preservata, istituendo dei locali dove, nell'attesa che prendi contatto con i servizi sanitari, non si può andare al pronto soccorso, questo dice il protocollo, non si può andare al posto di infermeria aziendale ove presente, quindi si prende contatto con il medico di base e con l'autorità sanitaria e, nell'attesa delle istruzioni, questo lavoratore che ha dei sintomi, per esempio la temperatura superiore a 37,5, viene fatto attendere in locali che anche questi, dal punto di vista logistico, dovranno essere nei protocolli anticontagio previsti all'interno delle varie aziende. Ovviamente il datore di lavoro può anche decidere, ci ricorda il protocollo, di farsi rilasciare un'autocertificazione in cui il lavoratore attesta di non essere stato negli ultimi 14 giorni o a contatto con persone sospette, di cui non si potranno dare le generalità, o in luoghi, magari questo valeva quando c'erano le zone rosse, in luoghi ad alto tasso di contagio, senza che ci siano in questi modelli di autocertificazione, che dovranno essere accompagnati da un'informativa, senza che ci siano riferimenti idonei a individuare terzi che con il lavoratore sono entrati in contatto ma che non hanno nulla a che fare, le cui generalità non possono venire a conoscenza del datore di lavoro. Ovviamente in tutto questo, in questa costruzione anche del protocollo, il medico competente assume il ruolo centrale perché è il soggetto abilitato al trattamento dei dati sanitari del lavoratore. Come voi sapete, nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria relativamente alle norme sulla salute e igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro non può mai conoscere dati sanitari, per esempio gli esiti o le diagnosi, può solamente conoscere, scusate, le specifiche malattie, o può solamente conoscere i giudizi di idoneità, ma l'accesso diretto a dati sanitari che si riferiscono al dipendente è vietato. Questo divieto, come vedremo tra qualche minuto, sconta qualche deroga, effettivamente quello sì, nell'ambito della normale applicazione delle norme sul trattamento dei dati sanitari dei dipendenti. Quindi sarà poi il medico competente che segnalerà all'azienda, per esempio, se si devono effettuare test sierologici o se si devono svolgere esami sanitari eccezionali e ripetuti stante il contesto emergenziale. Ma non è mai il datore di lavoro che decide. Il datore di lavoro provvede ad attuare eventuali indicazioni, linee guida, scelte del medico competente che, come sapete, è un autonomo titolare del trattamento rispetto all'autonomo titolare del trattamento datore di lavoro. Allora, andiamo a vedere adesso più nello specifico quali sono i dati che i dati sanitari, ovviamente, che il datore di lavoro può conoscere con riferimento ai suoi lavoratori. Intanto può venire lecitamente a conoscenza dell'identità del dipendente affetto da Covid-19. E questo, come vi dicevo prima, è una sorta di deroga rispetto ai principi generali della normativa sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, perché ovviamente perché ne viene a conoscenza il datore di lavoro? In primo luogo perché il lavoratore è obbligato a dirglielo. Se hai sintomi o se comunque è affetto da Covid, il protocollo stesso prevede l'obbligo del lavoratore di informare il datore di lavoro affinché siano prese le necessarie misure. Tant'è vero che qui il protocollo richiama esattamente l'articolo del Codice Civile che vi menzionavo prima, cioè l'articolo 2087, è il lavoratore che deve mettere in condizione il datore di lavoro, nella casistica che può venire in considerazione, di tutelare l'integrità fisica e la salute della collettività dei lavoratori. E quindi cosa farà il datore di lavoro? Ai sensi di quel famoso articolo 5 che non va mai dimenticato, la bussola del GDPR, ai sensi di quei principi, per esempio, istituirà un canale di comunicazione dedicato affinché il lavoratore possa non appendere alla bacheca sindacale il certificato dell'esito del test positivo, ma informare quella parte limitata di soggetti deputati dell'ufficio risorse umane, quindi anche il responsabile per la sicurezza dei lavoratori, piuttosto che ovviamente il medico competente, ecco, un canale di comunicazione dedicato affinché sia preservata la riservatezza dell'informazione, la dignità, con la limitazione del numero di soggetti che legittimamente possono venire a conoscenza dell'identità del lavoratore e del suo stato di affezione al Covid-19. Poi ovviamente il datore quand'è che può conoscere i dati identificativi del dipendente e il suo stato di affezione da Covid? Perché glielo dicono le autorità sanitarie, che a un certo punto
bussano alla porta dell'azienda e dicono dobbiamo ricostruire la catena dei contatti. E quando è il terzo caso in cui può venire a conoscenza? Nel caso di negativizzazione, quindi se sei negativo lo hai anche avuto, quando ti devo riammettere al lavoro, e quindi l'esito del test di negativizzazione, il doppio test, e il soggetto lavoratore che deve rientrare al lavoro, queste sono tutte informazioni che legittimamente il datore di lavoro potrà venire a conoscere. Bene, esattamente questi sono i tre casi. Fermiamoci un attimo e andiamo a parlare della tracciatura dei lavoratori all'interno dell'azienda, o della possibilità, anche e soprattutto nella fase in cui le attività aziendali sono riprese, quindi sono riprese le attività lavorative, si devono effettuare degli accertamenti per la, ne abbiamo appena parlato, per la riammissione al lavoro. Intanto si deve partire da quello che sarebbe il principio ordinario della normativa, lo Statuto dei lavoratori, che vieta all'articolo 5 l'accertamento sanitario diretto da parte del datore di lavoro per quanto riguarda lo stato di salute del lavoratore. Il datore di lavoro può solamente rivolgersi ad organismi sanitari pubblici che effettuano gli accertamenti sanitari, e quindi ha una facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore rispetto alla mansione, ma non ha mai il potere, non ce l'ha nemmeno in questa fase emergenziale, di disporre direttamente accertamenti sanitari. Quindi questo è un altro principio normativo che non è stato derogato da questa pletora di norme che il governo ha definito emergenziali, ma che emergenziali non sono, per questo non è un principio che è stato derogato. Allora, come si colloca questo articolo 5 nella prospettiva che stiamo vivendo? Se prima, ante Covid, l'articolo 5 era il presidio che impediva al datore di lavoro di rivolgersi a compiacenti strutture private per gli accertamenti sanitari, oggi il problema è diventato quello dell'uso presente e anche successivo di questa massa enorme di informazioni che presso i cittadini sono state raccolte, guardate, a partire dalle autocertificazioni ridicole con le quali ci hanno fatto girare con varie versioni, e che sono state in seguito a controlli trattenute dagli organi di polizia, non sappiamo che fine hanno fatto, dove sono andate, perché lì c'erano dei dati molto stringenti, molto dettagliati, anche dati sanitari, anche se in negativo, dichiaro di non essere, poi non si poteva dichiarare questa cosa, perché se non facevi il tampone, come facevi a dichiarare di non essere risultato positivo? È una cosa allucinante, la follia redazionale. Comunque, da questo punto di vista, il problema di oggi, e quindi la lettura interpretativa dell'articolo 5 sull'accertamento sanitario, è che ci potrebbe essere un accertamento sanitario ex post dal punto di vista dell'accesso a dati sanitari e all'enorme mole di informazioni che sono state raccolte. Quindi questo è un problema che in futuro probabilmente si porrà, quando scopriremo, e guardate, lo scopriremo, che molte assicurazioni private hanno potuto accedere ai dati sul Covid, alle aspettative, alle elaborazioni statistiche dei cittadini italiani affetti. Questo state tranquilli che lo scopriremo. Ora, da questo punto di vista, quali sono ovviamente gli accertamenti sanitari? Accertamenti sanitari, come ho detto, non possono essere disposti direttamente dal datore di lavoro, ma sono disposti dal medico competente in base alla mansione e al ruolo, tant'è vero che se fai l'autista è legittimo sottoporti al test alcol e droga, se fai altro non lo posso fare, quindi in realtà è tutto legato l'accertamento sanitario al tipo di mansione. Ma per quanto riguarda i test sierologici, il Cura Italia o il protocollo prevedevano la possibilità di disporli? Non lo prevedono specificatamente, lo prevede il protocollo indirettamente. Intanto il Cura Italia prevede solo l'obbligo dei dispositivi di protezione, il DPCM prevedeva un generico obbligo di applicazione di protocolli e misure anticontagio, ma sul test sierologico, che è quello che rispetto al tampone ti dice se hai sviluppato gli anticorpi e quindi se lo hai avuto il Covid poi ti sottoponi al tampone, quindi il test sierologico, soprattutto per la riammissione in servizio, è previsto dal protocollo. Diciamo che indirettamente questa parte che ho enucleato può essere una copertura, cioè il datore di lavoro adotta misure di precauzione che potranno essere quelle previste che abbiamo per lei, la misura, la temperatura, che potranno essere integrate con altre equivalenti o più incisive. D'altra parte prendere la temperatura
non ha la stessa incisività che fare un test appunto epidemiologico, secondo le peculiarità della propria organizzazione. E qui c'è l'obbligo procedurale di consultare le rappresentanze sindacali. Oppure il protocollo prevede che sia il medico competente a suggerire l'adozione di mezzi diagnostici, quindi il test ci rientra, se li ritiene utili al fine del contenimento della diffusione del virus. Quindi è il medico competente che dice al datore di lavoro fai fare i test epidemiologici. Non è il datore di lavoro che lo può disporre direttamente senza consultare il medico competente. È una scelta del medico competente. Quindi è in realtà il datore di lavoro, come ci dice e ci ricorda anche il garante nella sua FAQ, che potrà attuare una decisione del medico competente e dire ai lavoratori vi dovete fare il test. Ovviamente lui non potrà conoscere, ma questa è una norma ordinaria del decreto 81 del 2008, non potrà conoscere gli esiti del test perché non può mai conoscere i referti, le diagnosi, ma può conoscere solamente l'idoneità, il giudizio di idoneità lavorativa. E quindi non può disporre accertamenti sanitari diretti e se vengono disposti dal medico competente che li suggerisce, non può ovviamente accedere ai risultati, ma solo conoscere i giudizi del medico competente in merito all'idoneità del lavoratore. Oh, ma ci si domanda, bene, ma in una realtà aziendale dove tutti più o meno andiamo d'accordo, ma se io datore di lavoro acquisisco il consenso del lavoratore, anche ho il medico competente che non si è attivato e che non ritiene necessario l'approfondimento epidemiologico, ma io come datore posso avvalermi di una copertura del consenso dei miei lavoratori e farglielo fare anche se il medico competente nulla mi ha detto? Non lo si può fare per una ragione molto semplice, che nel contesto lavorativo il consenso del lavoratore è quasi sempre invalidamente acquisito, cioè voi dovete abituarvi a valervi di basi di legittimità del trattamento diverse dal consenso, che non è questo totem che nel nostro paese impera da 20 anni. In realtà il consenso, finalmente il GDPR lo ha ridotto nella sua importanza allo stesso livello di un interesse legittimo del titolare piuttosto che l'adempimento di un contratto, piuttosto che l'adempimento di un obbligo di legge, cioè queste basi di legittimità del trattamento sono tutte alternative. Il 95% dei consensi che ancora oggi ci richiedono nel nostro paese non sono richieste dalla normativa o sono comunque invalidi. Il consenso come base di legittimità del trattamento dei dati dei lavoratori è totalmente invalido perché il lavoratore è un soggetto debole, ce lo dicono fior di provvedimenti dei garanti nazionali ed europei. Il lavoratore è equiparato a un minore, a un anziano o a un portatore di handicap, che sono i tipici soggetti deboli. Stante il metus nei confronti del datore di lavoro, o comunque, anche se non c'è la paura, lo squilibrio delle posizioni nel rapporto tra datore e lavoratore, il consenso non è mai validamente acquisito. C'è un unico caso in cui i garanti ci dicono lo potete validamente utilizzare come base di legittimità del trattamento. Il consenso all'utilizzo delle fotografie sui CV o sulle intranet o nell'ambito di iniziative aziendali. Questo è l'unico caso per cui i garanti ritengono che il consenso sia validamente espresso dal lavoratore perché non ha poi tanta paura se non ve lo dà di quelle che possono essere le conseguenze da parte del datore di lavoro. E veniamo alla questione dei braccialetti e la distanza sociale. Ora, qualche tempo fa, stavo vedendo una trasmissione in televisione, a un certo punto passa una lunga pubblicità in televisione della Vetria che pubblicizzava questi braccialetti. Quindi scrivo a una serie di direttori di giornali, dico: guardate, questi addirittura sono nella fase di marketing di questi prodotti che un qualche problemino a livello anche di controllo dei lavoratori lo pongono. Allora, ormai, se oggi andiamo a vedere le offerte, questo avveniva a marzo, tra le altre cose, quindi a fine marzo, quindi non era neanche finito il lockdown, si erano portati avanti. Ora, se andiamo a vedere le offerte di mercato, ce ne sono moltissimi di questi braccialetti, Keep Your Distance, Merlino, oltre a quello di Vetria, che funzionano, dicono i produttori e dicono i distributori.
contributori, sulla base del totale anonimato, sulla base di una tracciatura un po' come funziona Immuni del Bluetooth, per cui se ti avvicini a meno di un metro da un altro che deve avere lo stesso braccialetto, questo vibra e vibra più forte man mano che la distanza intersociale prevista dalla normativa, che può ovviamente essere settata dell'app che gestisce questi braccialetti, diminuisce. Quindi da questo punto di vista ci dicono che i dati sono assolutamente anonimi, sì, però certo ci possono essere, questo l'ho visto in tutte le istruzioni, sono andato a vederlo, sì, ci sono delle stringhe alfanumeriche che possono essere note all'ufficio del personale o alla direzione aziendale, ma guarda un po', una stringa alfanumerica secondo voi è un dato anonimo? Certo che non lo è, perché quella stringa alfanumerica è rapportata, ora vi spiego che cos'è un dato anonimo, a quel lavoratore che si sta muovendo. Tra le altre cose ci sono nelle istruzioni anche della possibilità non solo di attivare solo il Bluetooth, ma di tracciare, quindi con il GPS ci sono possibilità di tracciamento e di comparsa su una mappa, che poi chi consulta, la direzione del personale, la direzione aziendale, di vedere lo spostamento all'interno dei locali aziendali di colui che porta il braccialetto. Quindi da questo punto di vista, se è vero, come racconto in questa slide, che il garante non si è espresso ancora su questi braccialetti, è pur vero che un serio vaglio di quei principi dell'articolo 5, minimizzazione della raccolta dei dati, effettiva anonimizzazione, sicurezza, alla luce dell'articolo 32, effettiva pseudonimizzazione o anonimizzazione, o alla luce soprattutto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, e cioè il controllo a distanza. Guardate che abbiamo anche servizi di videocamere intelligenti che vanno in allarme e inviano alert se non si rispetta la distanza sociale. Ora, valgono quanto i braccialetti, le videocamere assistite da intelligenza artificiale che misura la distanza tra i lavoratori. Tutti questi sistemi, che sono anche pubblicizzati, sono sistemi di dubbissima compliance alla normativa sulla protezione dei dati personali. Andando a vedere le istruzioni, andando a vedere i manuali d'uso, non c'è affatto una garanzia di anonimità. Allora, che cos'è un dato anonimo o un dato pseudonimo? Sono due informazioni del tutto diverse quanto alla attitudine identificativa. Sapete che il GDPR ha all'articolo 4 la definizione di pseudonimizzazione, che potremmo tradurre dal legalese come una sorta di parziale anonimità del dato reversibile. Cosa significa che il dato è pseudonimo? Il dato è pseudonimo quando non è immediatamente identificativo, quindi è anonimo se vogliamo, ma io ho la possibilità di fare il reverse, quindi di risalire all'identità della persona fisica a cui il dato pseudonimo si riferisce, perché in altri database conservo delle informazioni che associate, il punto è questo, associate al dato pseudonimizzato, me lo rendono nuovamente identificativo. Ecco, la stringa alfanumerica, se io poi alla stringa alfanumerica che mi identifica il braccialetto in altri database, visto che quando ho dato ai miei lavoratori ho fatto per esempio firmare un verbale di consegna del device, c'ho il nome e cognome del soggetto titolare del braccialetto XYZ con la stringa alfanumerica, conservando le informazioni identificative in altri database, la stringa alfanumerica come dato singolo è un dato perlomeno pseudonimo, ma non anonimo, perché ho sempre la possibilità di risalire all'identità del lavoratore che lo indossa, quel braccialetto con quella stringa alfanumerica. Quindi la differenza è che il dato pseudonimo è un dato in tutto e per tutto personale. Ecco perché parlo di anonimità temporanea o parziale, perché c'è sempre la possibilità del reverse di trasformarlo in un dato effettivamente personale in quanto identificativo della persona a cui si riferisce. Il dato anonimo allora qual è? È quello per cui non c'è più la possibilità di risalire all'identità dell'interessato. È quello soggetto ad un meccanismo di anonimizzazione, e vi ricordo che c'è un bellissimo provvedimento dei garanti europei, il parere 5/2014 sulle tecniche di anonimizzazione, che ci dice che il dato anonimo è sostanzialmente parente di un dato cancellato, in quanto non c'è più la possibilità di risalire all'identità dell'interessato. Scoprirete leggendo, se vi interessa, ma ha una
valenza pratica molto importante, quel parere 5 del 2014, che non è anonimo nemmeno il dato crittografato, perché con sistemi cosiddetti di forza bruta l'hash di criptazione e la chiave crittografica può essere, attraverso meccanismi di reverse engineering, letta, e quindi si può risalire all'identità del dato crittografato, si può risalire alla valenza identificativa del dato crittografato. Leggendo quel parere scoprirete che quando si parla di dato anonimo si parla di un qualcosa quasi di residuale, perché le tecniche che ci sono oggi consentono, se applicate, ecco, parlo ad esempio appunto dei metodi della forza bruta, di fare tanti tentativi, con le tecnologie che abbiamo oggi è possibile, di risalire all'identità di persone le cui informazioni avevamo supposto di anonimizzare. Quindi da un lato abbiamo il dato pseudonimo, che vi ho spiegato che cos'è, dall'altro abbiamo il dato anonimo, su cui dobbiamo essere davvero convinti che non abbia più la capacità identificativa per definirlo tale. Invece, se voi chiedete per esempio al vostro ufficio marketing se sono anonimi i dati statistici in aggregato che utilizza per fare i cluster, i profili, eccetera, cioè lui risponderà che sono anonimi perché li trattate in aggregato, ma in realtà anche i dati in aggregato, quando c'è la possibilità, anche la più distante, di risalire al singolo individuo, non sono affatto anonimi. Quindi attenzione anche a utilizzare il termine dato anonimo con criterio, perché ci sono delle conseguenze anche sanzionatorie rilevanti. Quindi, tornando alla nostra tematica dei braccialetti, allora io quello che mi posso permettere di consigliare a voi, se ritenete che nell'ambito dei protocolli anticontagio di cui è il DPCM vorrete avvalervi di soluzioni di mercato del genere, perlomeno state attenti a: 1. Fatevi consegnare la valutazione d'impatto, perché state introducendo una tecnologia nuova, non innovativa, ma sapete che l'articolo 35 obbliga la valutazione di impatto quando il rischio è elevato, soprattutto in considerazione, ad esempio, dell'introduzione nel contesto di tecnologie nuove. Tecnologie nuove, come spiegano i considerando, significa anche che quell'azienda non ha mai applicato una tecnologia vecchia, non innovativa, non fantascientifica, nel suo contesto. Nessuna delle aziende oggi ha mai utilizzato i braccialetti di tracing, quindi quella è una tecnologia nuova che fa scattare l'obbligo di valutazione di impatto. Quindi, prima di andare a fare l'ordine di acquisto di braccialetti di contact tracing, intanto valutate la serietà del fornitore, che dice anonimo anonimo, ve lo deve dire nella valutazione di impatto preventiva che lui deve aver fatto. Dopodiché settate politiche di conservazione dei dati, verificate anche attraverso l'impostazione delle app, che dovrà essere, ecco, altra cosa che non ho messo qui, però che parlando con voi mi viene in mente come consiglio: fatevi attestare, principio di documentabilità, dal fornitore che i principi di privacy by default siano rispettati, per esempio dalla app che gestisce i braccialetti, e che questi siano stati progettati, privacy by design, in modo tale da incorporare i principi dell'articolo 5, tra cui l'anonimità effettiva del dato, se dicono è solo Bluetooth che traccia il device e non traccia la persona. Coinvolgete i rappresentanti dei lavoratori in via preventiva e fate voi stessi una valutazione di impatto che abbia ad oggetto la stessa scelta commerciale. E voi sapete che, ai sensi dell'articolo 35,9, la valutazione di impatto prevede, nell'articolo 35,9, ove possibile, il coinvolgimento dei rappresentanti dei soggetti interessati, in questo caso i lavoratori, ma nelle linee guida sulla valutazione di impatto questa opzione non obbligatoria è trasformata in vero e proprio obbligo. Purtroppo è il limite delle linee guida che trasformano o introducano trasformano norme del GDPR in obblighi, quando la redazione è chiara, è una raccomandazione, oppure introducono addirittura norme nuove che nel GDPR non sono scritte. Se voi pensate, faccio un esempio, alle linee guida sulla trasparenza e all'obbligo di scrivere l'informativa e di strutturarla in un certo modo, in quelle 46 pagine di linee guida ci sono tutta una serie di obblighi di strutturazione e di contenuto dell'informativa che, se leggete l'articolo 13 o l'articolo 14 del GDPR, non sono scritti da nessuna parte. Quindi questo nel caso di valutazione se dotarvi di
misure di prevenzione anticontagio che vadano fino alla app o ai braccialetti di contact tracing, bene, fate queste verifiche perché ciò che è sul mercato non è affatto vero che è certificato dal garante, che è privacy compliant o quant'altro. E quindi tenete presente questa slide nelle verifiche perlomeno preliminari e negli adempimenti che come datori di lavoro dovrete comunque fare. E veniamo alla, sì, ho ancora un po', un pochino di tempo. Veniamo alla questione che vi dicevo all'inizio, e cioè alla possibilità che, visti i principi del trattamento dei dati sanitari dei lavoratori, se è possibile, che, si verifichi nel vostro contesto aziendale un caso di affezione del lavoratore, se è possibile comunicare nome e cognome, non che c'è stato un lavoratore. E quindi si devono attuare le misure anticontagio, ricostruire le catene di contatto. Se è possibile andare a dire ai colleghi che Mario Rossi è affetto da Covid e quindi prendere tutte quelle misure per ricostruire la catena dei contatti e capire chi è entrato in contatto con Mario Rossi. Ovviamente, se io dico c'ho un lavoratore e non è Mario Rossi, anche la logica suggerisce che la misura anticontagio non la potrò implementare, visto che non potrò dire. Ecco, un po' un'applicazione talebana della normativa sulla protezione dei dati, non potrò dire che è Mario Rossi il soggetto affetto. E quindi adesso vedremo perché io sono contrario alla posizione di totale divieto, di divieto da parte del garante, quando invece il quadro normativo ci consente di agire assolutamente nei limiti della normativa, contemperando, attenzione, due principi costituzionali rispetto ai quali l'uno, quello alla protezione dei dati, in questo caso deve, a mio avviso, cedere all'altro, che è la tutela della salute della collettività dei lavoratori. Quindi ci siamo, non necessariamente, cioè ci devono essere anche delle volte in cui la protezione dei dati lascia il posto a valori costituzionali più rilevanti della protezione del singolo lavoratore. Perché impedire la ricostruzione dei contatti o comunque impedire la presa d'atto o la intrapresa di misure di tutela della collettività dei lavoratori, vedremo, comporta anche un rischio penale. Ora, il datore di lavoro, se viene ritenuto da un giudice che generalmente cassa sempre provvedimenti e quant'altro, data protection, se un giudice ritiene che il datore di lavoro sia passibile del reato di epidemia ex articolo 438 del codice penale, punito con l'ergastolo perché per tutelare la privacy ha fatto ammalare tutti gli altri lavoratori, questo, come dire, è un contemperamento che deve essere fatto. Vediamo come si può fare senza dire immediatamente no, la tutela della riservatezza del lavoratore prevale su ogni altro valore anche di rango costituzionale. Non è così. Allora, andiamo a vedere le FAQ del garante sul punto. Il datore di lavoro può comunicare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'identità dei dipendenti contagiati? Il garante ci dice di no. Allora eliminiamo la figura del rappresentante per la sicurezza per i lavoratori. In un contesto emergenziale epidemiologico come questo, pur rispettando i principi, l'articolo 5, dire che non si può, perché non lo può fare, perché non è un professionista del comparto sanitario. Mi sembra un'esagerazione. Può essere nota, ecco, altra facca, l'identità del dipendente affetto da Covid agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro? No, dice il garante. In relazione al fine, scusate un attimo, ecco qua. In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori e al fine di ricostruire i contatti stretti del contagiato, niente, deve essere l'autorità sanitaria che è l'unica che può conoscere nome e cognome del dipendente contagiato, cioè l'autorità sanitaria. Allora, pensate un po' voi in una situazione di emergenza con centinaia di dipendenti, se è l'autorità sanitaria che c'ha da pensare ad altro, voi li chiamate, venite a fare i tamponi, quelli non vengono, ti dicono rivolgiti al medico di base o rivolgiti alla struttura sanitaria territorialmente competente, pensate un po' se il garante che vive in un mondo sostanzialmente in questa risposta qui dell'iperuranio del mondo perfetto dice no, siccome è solo l'autorità sanitaria che può conoscere il dato sanitario del lavoratore, tu non puoi avvertire gli altri. Lo deve fare l'autorità sanitaria che quindi agisce in loco del datore di lavoro. E allora vediamo un attimo, perché questo no è troppo istintivo. Allora,
Intanto ve l'ho già detto cosa sono la comunicazione e la diffusione. La comunicazione del dato è a metterlo a disposizione, in questo caso noi procederemo ad una comunicazione, perché? Perché i destinatari sono soggetti identificati o identificabili, sono diciamo gli altri colleghi del dipendente affetto da Covid. Quindi io andrei a fare una comunicazione, tecnicamente è un trattamento di comunicazione che andrei a fare nei confronti di destinatari individuati o individuabili, a loro volta anche individuati nominativamente, mentre la diffusione ovviamente è, come l'ho detto, vado a dire a una platea di potenziali di destinatari non individuati né individuabili, vado a mettere a disposizione il dato. Ma qui noi parliamo di comunicazione, anche se la diffusione è opportuno per la ricostruzione con cui poi vado a concludere, è opportuno che sappiate la differenza tecnica tra comunicazione e diffusione. Non è una definizione che trovate nel GDPR, la trovate nel codice della privacy che l'ha mantenuta, la definizione di comunicazione e la definizione di diffusione, dal vecchio testo. Ora, l'ho già detto prima, vedete, questo articolo 9,1 del GDPR reca la regola generale del divieto del trattamento dei dati sanitari, quindi il divieto anche di comunicarli e a maggior ragione di diffonderli. Ma vediamo i due casi. Un caso, devo comunicare ai colleghi di un dipendente in terapia intensiva incosciente, che è il caso che veramente mi è capitato. Vedete, altro che norme emergenziali, se voi andate a leggere la lettera C dell'articolo 9,2, quelle condizioni di inapplicabilità del divieto del comma 1 articolo 9, vietato trattare i dati di particolare natura, quindi anche quelli sanitari, lo potete fare se vi trovate in una delle condizioni di inapplicabilità del divieto quale regola generale di cui al comma 2. Comma 2, lettera A, B, C. Alla lettera C leggiamo che se il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato, in questo caso sarebbe ovviamente il dipendente intubato in terapia intensiva, o di un'altra persona fisica, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso. E questa parte non ci interessa, perché abbiamo detto che il consenso del lavoratore non è neanche una valida base di deroga al divieto. Allora, voi potete andare a effettuare il trattamento, quindi anche la comunicazione, nel caso del trattamento dei dati sanitari del vostro lavoratore in terapia intensiva e incosciente. Perché? Perché ciò che vi consente di derogare al divieto è il trattamento, cioè la comunicazione agli altri, per tutelare un interesse vitale, ci mancherebbe col Covid, di un'altra persona fisica, cioè dell'insieme degli altri componenti, la collettività dei lavoratori. Quindi il GDPR non mi sta dicendo che non lo posso fare, mi sta dicendo: hai la possibilità di derogare al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 9 che non ti consente di trattare e quindi anche di comunicare, comunicazione è una forma di trattamento, il dato sanitario del dipendente ad altri? Sì, ce l'ho, è la lettera C, eccola qua. Quando prima vi dicevo c'è nell'ambito del GDPR l'insieme degli anticorpi per reagire anche all'epidemia, dicevo esattamente questo: non serve nessuna norma che scardini i principi generali, è un principio generale questo che consente la tutela dell'interesse vitale di un'altra persona fisica, nella fattispecie gli altri lavoratori, rispetto ai quali dovrò dire che il trattamento del dato di quello che sta in terapia intensiva, rappresentato dalla comunicazione a loro della identità del soggetto in terapia intensiva, mi è necessario, perché altrimenti mi si diffonde il Covid e mi si crea un focolaio all'interno dell'azienda. Lo ricordavo prima, tra l'altro c'è l'articolo 438 del codice penale. Se io non lo comunico, cioè io sono proprio dell'idea opposta, se io non procedo a comunicare l'identità proprio del lavoratore e devo ricostruire i contatti che sono stati che hanno interessato la comunità dei lavoratori non infetti per fare i tamponi, io devo assolutamente, non posso dire no, non si può fare, la privacy del lavoratore prevale sempre e comunque. Ovviamente lo farò nel rispetto non solo della base di deroga al divieto che abbiamo visto, ma lo farò nel rispetto di tutti gli altri principi. Allora, certo, non vado a comunicarlo per esempio a tutti i lavoratori, farò un'analisi, uno screening insieme al medico competente, al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori che coinvolgerò, e adotterò, altra cosa da fare a monte, perché se si verifica
un caso di positività in azienda, dovete anche avere in essere le misure anticontagio, ma anche le misure di gestione della notizia della positività. Allora la dovrete, alla ripresa dell'attività, cioè, tutte le aziende hanno attuato in sede aziendale il protocollo sindacale a livello nazionale. Rispettare i principi dell'articolo 5 significa che non lo comunicherò questo dato a tutti quanti i colleghi. Faccio l'esempio della lottomatica che ha quattro grattacieli, magari si verifica, riesco a ricostruire i movimenti del dipendente finito, intubato o affetto da Covid e vado a ricostruire io all'interno insieme all'ufficio del personale a seconda di questo dove lavora, con chi è entrato in contatto e magari faccio una comunicazione mirata ai soli colleghi che rischiano di più perché stanno nella stessa stanza, nello stesso piano, nello stesso dipartimento, hanno mangiato a mensa e quant'altro. Quindi questo significa poter dimostrare di aver rispettato il principio di proporzionalità e non eccedenza dell'articolo 5 nell'ambito di una comunicazione che, ripeto, a mio avviso. E poi concludo con la vera e propria base che vi consente di fare questo, a mio avviso è fondata sulla normativa. Vediamo quella, la comunicazione ai colleghi dei dati sanitari del lavoratore cosciente. Allora, avevamo visto che l'articolo 17 bis, la norma suppostamente emergenziale del governo, consentiva una serie di operazioni di trattamento a soggetti diversi dalla Protezione Civile, il Ministero, era quel famoso comma 2 che vi avevo chiesto di tenere un attimo a mente, ma non serve perché adesso ve lo riporto esattamente in questa slide. Allora, andiamo un attimo a vedere come è scritta questa norma. La comunicazione dei dati personali, quindi quella operazione di messa a disposizione di soggetti definiti, i colleghi del lavoratore, ancorché cosciente, affetto da Covid, a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, quindi a soggetti privati, quindi anche qui non è che la norma dice attenzione, è un comma riferito, no, questa è una norma che vive di vita propria, perché il comma 1 ci dice quello che possono fare i soggetti del sistema pubblico, Protezione Civile, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità. Questo secondo comma, che non ha alcun raccordo se non per differenziarsi, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, punto. Ma quando mi parla di comunicazione a soggetti pubblici e privati, mi sta dicendo che io posso prendere, interpretativamente, posso leggere questa norma indicando qualsiasi altro soggetto pubblico e qualsiasi altro soggetto privato, quindi anche i colleghi del mio lavoratore affetto da Covid, diverso dai soggetti pubblici e dai soggetti privati, per esempio le cliniche convenzionate, i soggetti attuatori, i soggetti designati, ve l'avevo spiegato prima, di cui parla il comma 1. Quindi è una norma generale, cioè per tutto il resto. Sappiate che la comunicazione dei dati personali, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, è effettuata nei casi in cui risulti indispensabile gestire un'emergenza in atto, come potrebbe essere quello del focolaio aziendale. Vedete che ci dice la norma che cosa? La comunicazione dei dati personali, il dato personale, secondo la definizione dell'articolo 4, è anche il dato sanitario, non mi sta dicendo, me lo dice quando gli interessa il legislatore e mi dice la comunicazione, cioè quel trattamento che ha una portata meno vasta della diffusione, rappresentato dalla messa a disposizione dei dati personali, inclusi anche quelli sanitari, a soggetti privati individuati o individuabili, i colleghi del lavoratore. È consentito quando è necessario gestire un'emergenza. Che cos'è che è realmente vietato? È vietato diffonderli questi dati sanitari, perché se vedete tra le due virgole, il testo che ho evidenziato, la norma dice la diffusione dei dati personali diversi da quelli 9 e 10, quindi i soggetti rispetto ai pubblici del primo comma, il Ministero della Salute, tutti gli altri possono fare due cose. Possono comunicare i dati personali, non essendoci qui alcuna distinzione, tutti i dati personali, quindi anche quelli di particolare natura e i sanitari, e possono diffondere, ma solo i dati personali comuni, cioè quelli diversi dagli articoli 9 e 10 di particolare natura e penali. I privati, rispetto a questo contesto emergenziale, ai privati è vietato solo diffondere i dati sanitari e i dati penali.
mentre comunicare i dati personali senza distinzione, quindi anche i sanitari e i comuni, mentre la comunicazione è consentita sulla base della necessità di gestire l'emergenza sanitaria in atto. E allora, se il garante mi dice no, non si può fare, fermiamoci un attimo. I garanti europei dicono se è prevista dalla normativa nazionale la comunicazione del nome e cognome del dipendente ai colleghi, lo puoi fare. Eccola la normativa nazionale, è il secondo comma dell'articolo 17 bis, che mi dice che io posso comunicarli, non potrò diffonderli, certo, ma nessuno dei datori di lavoro prende e mette sulla bacheca sindacale il nome e cognome del dipendente affetto da Covid, ma la comunicazione in una lettura che non è interpretativa, guardate, è una lettura logica della portata normativa di una disposizione di legge che mi dice che i dati personali, tutti, li posso comunicare, non li posso diffondere se non sono solo dati comuni, e tutto questo nella copertura della necessità indispensabile, e certo che è indispensabile, ho l'articolo 438 del codice penale, il reato di epidemia, ho l'articolo 2087 che mi obbliga alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore, quindi degli altri, ecco, ai fini in cui risulti indispensabile gestire l'emergenza sanitaria, per esempio il focolaio aziendale. Ecco perché secondo me questa senz'altro è una mia posizione sulla base della quale ho anche consentito a importanti realtà aziendali, assumendomi assolutamente la responsabilità di un vaglio, di una sanzione del garante, ma non c'è problema, andiamo, come dire, anche fino alla Corte di Giustizia. C'è assolutamente la base normativa, secondo me è sbagliata quella facca del garante, punto e basta. Non è che adesso perché il garante non è contestabile, chi ha scritto quella FAQ ha sbagliato perché probabilmente non ha diciamo approfondito una lettura che non mi pare illogica, io ho cercato di condividere con voi. Questa sostanzialmente, questa base normativa esiste anche per esempio nel protocollo, esiste per esempio nel DPCM, scusatemi, quando noi all'articolo 1 numero 7 del DPCM 11 marzo del 2020 leggiamo che il datore di lavoro deve prendere delle misure, dei protocolli anticontagio, è possibile far valere, lo dicevo prima, questa generica affermazione come ulteriore copertura insieme a quel secondo comma dell'articolo 17 bis per un trattamento rappresentato dalla comunicazione del dato identificativo ai colleghi? È possibile, certamente. È una misura di prevenzione anticontagio evitare che si crei un focolaio nell'azienda, che si creerebbe senz'altro se, come dice il garante, tu non ti puoi muovere da datore di lavoro, aspetta che intervengano le autorità sanitarie competenti. Questa lettura della norma è orientata all'articolo 32 della Costituzione, lettura non del DPCM, il secondo comma dell'articolo 17 bis, è a mio avviso coerente con l'articolo 2087, il cui testo riporto qui, è coerente con il principio costituzionale dell'articolo 32, è coerente assolutamente con una prevalenza del principio costituzionale di tutela della collettività dei lavoratori rispetto alla tutela del valore individuale della riservatezza del singolo lavoratore affetto da Covid. Poi ovviamente non vi sto dicendo che non dovete applicare tutte le misure di contenimento normativo di questa delicatezza del trattamento, intendo ovviamente non canali dedicati per la comunicazione, principio di proporzionalità nell'avvertire i soli, quindi comunicazione mirata, i soli colleghi, coinvolgimento del medico competente, magari lo farete fare attraverso il responsabile della sicurezza dei lavoratori, che per il garante non dovrebbe nemmeno sapere che, non solo il nome e cognome, non dovrebbe nemmeno sapere che un lavoratore è infetto. Quindi in realtà, ecco, va costruito poi il sistema di compliance ai principi sulla protezione dei dati applicando quelli che sono, come nel mio caso pratico, ho fatto applicare i principi generali che già si leggono e non sono emergenziali. E quindi, alla fine, se andiamo a leggere il protocollo, anche nel protocollo c'è, oltre che la copertura
del DPCM dell'11 marzo, articolo 1, numero 7, anche la parte in cui si specifica che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione del contagio, certamente. Non devono essere diffusi o comunicati a terzi. Tra l'altro qui la diffusione va oltre il protocollo rispetto anche alla norma che vietava la diffusione del dato sanitario. Qui è inclusa, ma non ci interessa. Non possono essere comunicati o diffusi a terzi al di fuori, dice il protocollo, delle specifiche previsioni normative. E la specifica previsione normativa, lo ripeto, è l'articolo 17 bis della legge 27 del 2020. Con questo